Sono pronto a combattere. Ti sembra forse questo il momento di farsi una risata? Non sei preoccupato? E perché mai dovrei esserlo, Lord Birx? Sentiamo, hai in mente qualche strategia? No, neanche mezza. E lei invece? Sei proprio un tipo strano. Beh, allora a quanto pare siamo in due, Lord Birx. In posizione! Cosa? Ha deciso di giocare sport, Lord Birx. Hai il brutto vizio di abbassare troppo presto la guardia. Ha una forza impressionante, Lord Birx. 5 minuti fa non mi sembrava che i suoi pugni avessero tutta questa energia. Sono al massimo della mia forza! Anch'io sono al 100%! Ma quella è l'aura di papà! Aspetta! Se percepiamo la sua aura, questo vuol dire... Oh no! Non è possibile! Eppure le cose stanno così. Se tutti siete di nuovo in grado di percepire l'aura di papà, vuol dire che ha esaurito il suo tempo a disposizione per combattere come Super Saiyan God e che per regressione è tornato ad essere un semplice Super Saiyan di primo livello. Il tempo è scaduto. Faccio finta di non aver sentito. Hai fatto un ottimo lavoro. Ah, davvero? La tua potenza è cresciuta ben oltre il limite. E anche un semplice Saiyan. Eppure guarda fino a che punto sei riuscito a spingermi. Tutto ciò è davvero ammirevole. Che sta succedendo? Qualcosa non va. Dovresti aver perso il potere. Sì, hai capito bene. Come fai a non esserti reso conto che l'aura del Super Saiyan God si è dissolta? Era ora che te ne accorgessi. Ehi, ma quando è successo? È strano però, perché non mi sento affatto più debole rispetto a prima. Cosa sta succedendo, Lord Birx? Non è a me che devi chiederlo. Sei tu la divinità. Il potere del Super Saiyan God... Lo hai fatto tu, è parte integrante della tua natura adesso. Presto ti accorgerai che quello sfolgorio radioso di colore rosso arde ancora dentro di te come un fuoco, al punto che anche regredendo al primo livello di Super Saiyan puoi beneficiare del suo potere. O mi sbaglio? Io non sono certo che sia così. Nessuno più forte di me, io sono quello che vede, sono distruzione. Ho bisogno di altro, Lord Birx. No! Basta sentimentalismi, ti prego! Come ha detto, che cosa significa quella parola? Lascia perdere, il rischio di raggiungere il tuo stesso livello di stupidità. Anche se non credo che tu mi abbia già contagiato da un pezzo. Vogliamo continuare a combattere o no? Certo. Su, fatti sotto. Per te, guarda quel regalino che sto per farti. Questo non... Ma guarda, guarda, annullare quell'energia non sarà così facile. Questa volta però sarà la tua fine. Ah!
stai mettendo proprio tutta, eh? Vai, vai! Lord Beerus. Che cosa vuoi? Sarà anche un'entità superiore, il signore della distruzione. Ma questo non significa che spetti a lei dirmi quali sono i miei limiti.